L'antico regno tibetano di Lo è uno dei pochi gioielli che il mondo himalayano preserva ancora oggi intatti e incontaminati. È un luogo arcaico, remoto, inaccessibile, fermo nel tempo e lontano nello spazio. Chiuso a sud dalla catena himalayana, il Mustang, come gli stranieri generalmente chiamano la terra di Lo, fa parte del Nepal, di cui costituisce una sorta di promontorio che si insinua nel Tibet occupato dalla Cina. La calma ovattata del lago di Pokhara, alle pendici dell'Himalaya, ci prepara spiritualmente al grande salto verso il Mustang, che raggiungeremo in poco più di un'ora di volo, compiuto su di un minuscolo bimotore della Royal Nepal Airlines. È un viaggio incredibile, in mezzo ad alcune delle più alte cime del mondo. Mentre sotto di noi si estendono valli e foreste di conifere, dentro la cornice dei minuscoli oblò dell'aereo si stagliano imponenti le sagome del Nilgiri, dell'Inciuli, del Machapucciare, del Daulagiri, del Tilicio, dell'Annapurna. L'aereo, traballando, percorre stretti corridoi tra le vette, ad un'altezza di circa 4.500 metri, fino a collimare una strettissima gola che raggiunge in pochi attimi con una vertiginosa picchiata. Atterriamo su di una striscia di terra battuta, impropriamente chiamata aeroporto, a Johnson, un piccolo villaggio sul lato destro di una gola impervia. Siamo agli estremi confini meridionali del Mustang, ed è qui che inizia veramente la nostra avventura, che ci condurrà fino alle soglie del Tibet, a Lo Manthang, incantata e sperduta capitale di Lo. Lassù, a 4.000 metri, tra le mura turrite della cittadella medievale, vive ancora l'ultimo sovrano dell'Himalaya, Jigme Dorje Trandul, 25esimo discendente di Amapal, fondatore del regno di Mustang. La stretta forra di Johnson, dove scorre il fiume Kali Gandaki, è uno dei rari pertugi che rompono l'imponente catena himalayana, ed è attraverso questo cunicolo che, oltre a uomini ed animali, entrano in Mustang anche i venti impetuosi che soffiano incessantemente dalla tarda mattinata fino al pomeriggio inoltrato. Sin dai primi passi del nostro cammino ci accorgiamo di entrare in un mondo incantato che ci avvolge con la sua bellezza. È un'immensità assoluta di spazi, colori e panorami. In passato Lo, che nella lingua locale vuol dire meridione, era uno dei tanti regni himalayani che gravitavano nella sfera di influenza del Tibet, da cui dipendeva dal punto di vista culturale, anche se non fu mai direttamente sottoposto all'autorità del governo di Lhasa. L'annessione di Lo al Nepal avvenne agli inizi del secolo scorso, quando i Gurkha sottomisero tutte le dinastie locali di questa zona dell'Himalaya e insieme a quello di Lo vennero conquistati anche gli altri minuscoli regni disseminati lungo la valle del Kali Gandaki, Jarkot, Zug e Kagbeni, dove facciamo il nostro primo campo. Un tempo Kagbeni era un'importante città-stato, il cui sovrano era rispettato in tutta la valle. Oggi solo le mura in rovina del vecchio castello parlano di quel glorioso passato. E adesso Kagbeni è solo un antico villaggio stretto intorno ad un monastero buddista,
è attraversato da un suggestivo dedalo di stradine su cui si affacciano un centinaio di abitazioni. Oltrepassiamo il cartello, che al limitare settentrionale di Cagbeni segna l'inizio del Mustang vero e proprio. Oltre, senza un permesso speciale, non si può andare. Probabilmente siamo i primi italiani, dopo la spedizione Tucci del 1952, a mettere piede in questo angolo di medioevo asiatico. Procediamo su di un sentiero a mezza costa sabbioso e sdrucciolevole. Più andiamo avanti, più il paesaggio si fa lunare, irreale. A tratti, i grandi spazi silenziosi e deserti si animano per la presenza di qualche raro viaggiatore o di un gruppo di case. È ormai alle nostre spalle, maestosa, la piramide di ghiaccio del Nilgiri, la montagna azzurra, un colosso di oltre 7000 metri che ci accompagnerà con la sua imponente presenza fino a Lo Manthang. Il Nilgiri, il massiccio dell'Annapurna e quello del Dhaulagiri, con i loro 8000 e più metri d'altezza, formano il cosiddetto ombrello himalayano, una sorta di insuperabile barriera per le nuvole monsoniche che rende la piovosità del Mustang praticamente nulla. Salendo verso nord, cominciamo ad incontrare le cittadine ed i villaggi dove vive il popolo del Mustang, composto quasi interamente da agricoltori, pastori e commercianti. Il loro stile di vita è arcaico, come tutta la loro società. Abbiamo l'impressione che se fossimo passati di qua 20, 30 o anche 100 anni or sono, quello che avremmo visto non sarebbe stato molto diverso. I gesti, i vestiti, il modo di fare e le espressioni dei volti di questa gente non sembrano appartenere agli anni convulsi e tormentati di questo volgere di millennio. A Chosang sono i giorni della mietitura dell'orzo, la principale fonte di alimentazione da queste parti. Tra i grigi e rossi delle montagne circostanti, i piccoli campi coltivati brillano come oasi d'oro. Nelle aie, gruppi di donne e uomini sono intenti alla trebbiatura e alla pulizia del cereale. È un lavoro duro, ripetitivo. Il vento soffia inesorabile e solleva mulinelli di polvere gialla. Eppure, mentre lavora, questa gente canta, scherza, sorride allo straniero che passa e si ferma ad osservare. Le tecniche sono quelle rudimentali di sempre. I mazzi delle spighe vengono fatti passare attraverso i denti di un grande pettine di ferro. E quindi ampi cesti di vimini serviranno per setacciare e separare la pula dall'orzo. Nel corso di un'estate, l'acqua di colatoio dei ghiacciai, convogliata nei campi attraverso un sofisticato sistema di irrigazione, permette a volte anche 3 raccolti di orzo. Quell'orzo che in tutto il mondo tibeto himalayano diventa la zampa quando è abbrustolito e impastato col burro. Viene inoltre distillato come chang, la birra acidula bevuta in grande quantità specialmente durante le festività, oppure come rakshi, una specie di gradevole grappa degli altipiani centroasiatici.
Tutto il villaggio partecipa al lavoro della battitura. Il raccolto viene poi diviso in base alle proprietà per il fabbisogno locale, mentre un'eventuale eccedenza viene pigiata in piccole bisacce di cui le carovane dei mercanti faranno commercio. I villaggi del Mustang nacquero e si svilupparono proprio lungo l'antica carovaniera detta la Via del Sale, una via che ancora oggi ha una sua pur ridotta funzione di scambio. Oltre al sale, dal Tibet provengono lana e pelli di capra. Più recentemente, soprattutto nella parte alta del Mustang, si sono affacciati i termos e le tipiche trapunte prodotte dai cinesi, che occupano il Tibet dal 1959. Dalle pianure proviene invece il cotone. Infine, salgono verso il Tibet dagli stessi villaggi del Mustang l'orzo o la farina. Alla sera, dopo aver rizzato le tende, alcuni momenti vengono dedicati a discutere con la nostra guida Balaraj l'itinerario da seguire il giorno successivo. Da Lo Manthang ci separano ancora un'ottantina di chilometri e le curve di livello della nostra mappa preannunciano tappe faticose con numerosi valichi da superare. Vicino al villaggio di Chosang entriamo in una grotta naturale che ospita un tempio nel quale si recano a pregare gli abitanti della zona. Tutto il paese è disseminato di questi templi, grotte, romitaggi. Il silenzio e il mistero di questo luogo ci catturano con tutta la loro potenza. Nella penombra, le divinità del buddismo tibetano proteggono queste stanze gelide. Dai piccoli pertugi si possono ammirare il mosaico dei campi e i due agglomerati di case in cui è diviso il paese di Chosang. È l'alba e la gente è già al lavoro per le ultime fasi della mietitura. Fuori della grotta, un vecchio parla volentieri con noi e ci racconta del popolo del Mustang, che vive principalmente di agricoltura, pastorizia, commercio. Si rammarica della difficile situazione politica del Tibet odierno, che ha reso estremamente complicati quei commerci tra il Mustang e il paese delle nevi, che un tempo erano molto fiorenti in questa parte del mondo. Ci dice anche come una volta gran parte degli abitanti vivesse in abitazioni scavate nella roccia. Nate forse come luogo di ritiro spirituale, servirono anche come rifugio dalle frequenti incursioni di briganti. C'era sempre il problema dell'acqua, aggiunge, e l'ultima volta queste grotte furono usate come rifugio dai partigiani tibetani Kampa, che negli anni 60 tentarono, avendo come base il Mustang, una eroica quanto sfortunata azione di guerriglia contro i cinesi, invasori del vicino Tibet. Il grande uso che si fa del cavallo è uno dei tanti segni dell'arcaicità della terra di Lo. I resistenti cavallini del Mustang sono infatti l'unico mezzo che consente degli spostamenti un poco più rapidi e comodi di quelli consentiti dalle gambe dei viaggiatori. Agili, forti, docili, queste bestie però non rappresentano per i loro padroni solo un capitale e un prezioso mezzo di trasporto. Ogni proprietario tratta il proprio cavallo con grande cura e cerca di abbellirlo con selle e ornamenti di ogni tipo. Siamo arrivati a Choile, pochi minuti prima che un centinaio di rappresentanti di villaggio si muovesse alla volta di Johnson per partecipare alle elezioni amministrative locali.
Infatti, recentemente il Nepal, da monarchia assoluta quale era, si è trasformato in una monarchia costituzionale, che prevede elezioni e naturalmente l'esistenza di partiti politici. Gli abitanti del Mustang sembrano avere molta fiducia nel Congress Party e si preparano a portare a Johnson la loro solidarietà. Al momento della partenza, davanti ai nostri occhi si è formata una lunga carovana di cavalli e cavalieri del tutto simile a quelle che un tempo si snodavano lungo tutta l'Asia centrale, congiungendo le steppe mongole alle pianure indiane e passando attraverso gli sterminati altipiani del Tibet e del Pamir. Il governo nepalese ha stabilito regole molto precise riguardo al rilascio dei permessi per il Mustang. Ogni carovana deve essere autosufficiente per il cibo, portare con sé il combustibile necessario per cucinare e soprattutto non può inquinare il territorio in alcun modo e ogni genere di rifiuti deve essere riportato a Johnson per essere eliminato. Solo in casi eccezionali ci si ferma a mangiare nelle rare locande che si incontrano lungo il cammino, ma quando capita è un piacevole diversivo e anche i nostri portatori, tra i quali sono presenti molte delle differenti etnie del Nepal, mostrano di apprezzare le comodità di un pasto consumato al riparo dai venti, dal freddo e dalla polvere. Il dung, lo sterco essiccato di yak, è come in tutto il Tibet il combustibile più usato. Il fumo denso e la cenere sospesa nell'aria vengono aspirati dai pertugi praticati sul tetto di questo antro, al riparo dalla luce abbagliante dei 4.000 metri. Gli avventori ci guardano curiosi ma distaccati. All'inizio c'è un lieve senso di disagio, forse per la presenza della macchina da ripresa, ma ben presto l'atmosfera diviene cordiale e amichevole. Sulla cima di ogni passo, le multicolori bandierine di preghiera hanno il compito di portare, grazie alla inesauribile forza del vento, la potente energia delle formule sacre fino alle lontane cime delle montagne, dimora degli dèi e di ogni genere di spiriti della natura. Alcuni Lopa, si chiamano così gli abitanti del Mustang, si fermano sul valico con la loro piccola mandria di zoo, incroci tra lo yak e la vacca, gli animali carichi della rara e preziosa legna. Dalla sommità del passo, cupa e maestosa, l'Annapurna emerge dalle nebbie. Il sentiero per Gami è spesso segnato dalla presenza dei chorten, i tipici monumenti funerari, versione tibetana dello stupa indiano che ricordano il luogo dove venne tumulato il Buddha. I chorten del Mustang si distinguono per una curiosa struttura in legno che doveva forse proteggere lo stupa da improbabili piogge. Al villaggio di Gami ci accolgono dei bambini intenti a far ruotare i cilindri di preghiera. È il linguaggio di quella spiritualità semplice e popolare che contraddistingue tutte le popolazioni malayane. Da queste parti del mondo, infatti, il baricentro dell'esistenza delle persone è rappresentato dalla dimensione religiosa. Fin da bambini imparano a conoscere e a rispettare i simboli dell'esperienza spirituale. Nel piccolo ma prezioso monastero di Gami, i monaci hanno preparato un mandala di sabbie colorate.
Dopo settimane di lavoro, la complicata geometria dell'esistenza interiore verrà dissolta nel vicino fiume, come a predicare sulla fatale impermanenza di tutte le cose. Nei pressi di Samar, lontano dal sentiero principale, in una gola impervia, si trova il Ranchun Chorten, forse il più sacro luogo del Mustang. Si tratta di una grotta sulle cui pareti si trovano alcune protuberanze, che secondo la tradizione si sarebbero create miracolosamente in ricordo della presenza in quel luogo dello yogi Padmasambhava, il guru indiano che nell'VIII secolo diffuse il buddismo in Tibet e nell'intera regione himalayana. Per giungere in questo luogo, la gente del Mustang affronta viaggi lunghi e impegnativi, ma ogni difficoltà sarà ricompensata dal privilegio di ricevere le benefiche influenze del sacro luogo. Man mano che avanziamo verso nord, il paesaggio che ci circonda diventa sempre più suggestivo. Appare sullo sfondo il gigantesco canyon dell'Alto Kali Gandaki. Il paesaggio è lunare. La strada si snoda attraverso distese deserte, brulle e battute dal vento, dove la rarefazione dell'aria, siamo sopra i 3500 metri, rende più impegnativa la nostra marcia, ma soprattutto quella dei nostri portatori. Camminiamo ormai da diverse ore e aspettiamo di vedere apparire la cittadina di Zarang da un momento all'altro. Siamo stanchi e assetati. All'improvviso, un cavaliere solitario incrocia il nostro cammino. La sua sagoma scura emerge dal grigio della terra con la forza di un'antica visione, mentre alle sue spalle, lungo la linea dell'orizzonte, si intravede finalmente l'abitato di Zarang. Zarang è forse una delle più belle città dell'intero paese di Lo. Piccolo principato autonomo, una volta conquistata dal sovrano di Lo Manthang, Zarang divenne una residenza secondaria dei monarchi del Mustang. Il suo glorioso passato è testimoniato dalla imponente sagoma del vecchio palazzo reale, splendido esempio di architettura monumentale tibetana, e dal pittoresco rosso monastero della scuola Sakyapa. Un grande e variopinto Chorten è posto all'ingresso della valle che porta alla cittadina. Ricca d'acqua, Zarang è circondata da un gran numero di campi coltivati che fanno corona ad un pugno di case costruite intorno all'antico palazzo. Appena entrati, incontriamo la cerimonia funebre di un giovane monaco deceduto alcuni giorni prima. Un gruppo di uomini sta portando il suo corpo verso il luogo dove sarà cremato e dove alcuni monaci celebreranno i riti prescritti.
Il senso di disagio che l'improvvisa presenza della morte ci ha suscitato svanisce ben presto, grazie alla tenera accoglienza che ci riserva un gruppo di bambini della piccola scuola che non chiedono di meglio che curiosare nelle nostre tende. A Zarang siamo testimoni di quanto siano forti i legami che il Mustang mantiene con il mondo tibetano. Assistiamo infatti alla partenza di un giovane monaco, nipote del re di Lo, che dopo un breve periodo di vacanza torna a studiare nel suo monastero di Masuri, una cittadina dell'India del Nord. Quel filo che legava un tempo il regno di Lo al Tibet non si è dunque spezzato con l'invasione cinese. E se prima questo paese cercava a nord le proprie radici culturali, oggi le trova a sud, in India, dove vivono in esilio il Dalai Lama e quel pugno di profughi tibetani a cui è affidato l'arduo compito di mantenere in vita l'eredità spirituale del tetto del mondo. Dopo Zarang inizia un'implacabile strada in salita che nel volgere di poche ore però dischiude ai nostri occhi tutta la selvaggia e primordiale bellezza di questo angolo di Trans-Himalaya. Anche in salita, i nostri portatori camminano veloci e sicuri sotto i loro carichi e non sembrano molto commossi dallo splendido paesaggio. Dopo ore e ore di marcia, finalmente siamo in vista di Lo Manthang. Il suo nome significa più o meno pianura delle aspirazioni e si trova al centro di una grande piana circondata da ogni lato da montagne. È una piccola città medievale che appare come un incantato miraggio dopo aver superato l'ennesimo passo. Raccolta nella cinta delle sue mura, interrotte solo dall'unica porta d'entrata, Lo Manthang è veramente simile ad una dimenticata favola dell'Oriente. Piccoli gruppi di uomini e donne siedono tranquillamente a parlare o a filare la lana, mentre il vento muove le bandiere e i bambini fanno girare pigramente i grandi mulini di preghiera. Durante il giorno tutto è fermo e immobile e paradossalmente la città si anima al tramonto quando i pastori conducono dentro le mura le mandrie di armenti dopo una giornata trascorsa al pascolo. Anche se non è mai stato fatto un censimento preciso, sembra che a Lo Manthang il numero degli abitanti, circa un migliaio, sia di molto inferiore a quello degli animali, che una volta entrati raggiungono da soli e senza guida la propria stalla. La gente è cordiale, sovente invita lo straniero a visitare le proprie case, dove sul tetto del piano superiore si lavora, si tesse, si prega. E non è raro che in stanze tramutate in piccoli templi si tengano vere e proprie funzioni religiose, officiate da yogin e lama, ma con la devota partecipazione dei laici.
Nel terrazzo di questa, che potremmo definire una casa signorile, sono riunite alcune persone con i loro caratteristici mulini di preghiera, i manicorlo. Alcuni hanno portato i sacri testi e, sotto la guida di un lama Nyingmapa, pregano per ore e recitano formule. Ogni tanto viene servito il tipico tè salato al burro, mentre il forte odore dell'incenso tibetano benedice, assieme alla flebile luce delle lampade al burro, la piccola assemblea. Ma il centro della religiosità di Lo Manthang lo troviamo ovviamente nei suoi grandi gompa, dove le comunità monastiche celebrano le elaborate liturgie caratteristiche del buddismo tibetano. I potenti suoni degli strumenti dell'orchestra monastica salgono ad onorare i capolavori dell'arte buddista che questo paese gelosamente conserva. Statue, dipinti, colonne e capitelli di legno di cedro, i cui tronchi furono portati qui a spalla dalle foreste del Nepal, che si trovano a oltre 150 km di distanza. Affreschi antichi di secoli, che oggi, dopo che in Tibet poco o nulla è sopravvissuto alla furia iconoclasta delle guardie rosse, rappresentano un tesoro di incalcolabile valore. Buona parte dell'eredità artistica del buddismo himalayano si trova qui, nei templi, nei monasteri, nelle case di questa piccola città posta al centro di una valle nel cuore dell'Asia. Nella minuscola piazza di Lo Manthang si trova il Palazzo Reale, l'unico alto 4 piani. Ben protetto da una coppia di temibili mastini tibetani, è la residenza di Sua Altezza Jigme Dorje Trandul, 25° sovrano della Terra di Lo. Sua Maestà, il Gyalpo, ha gentilmente consentito a riceverci e forse è la prima volta che concede un'intervista ad una troupe televisiva nella sua reggia. Mentre attendiamo di entrare nella piccola stanza delle udienze, regaliamo ad alcune donne, anch'esse in attesa di essere ricevute dal sovrano, delle foto del Dalai Lama. È un dono gradito. Anche se qui non sono proibite come nel Tibet occupato dai cinesi, le foto del leader tibetano sono piuttosto rare e possederne una è considerato un grande privilegio. Finalmente siamo ammessi alla presenza del re e della sua piccola corte. Il sovrano prima ci osserva con cortese curiosità e poi comincia a rispondere alle nostre domande. Parlando in tibetano, ci racconta la storia del suo regno e della sua dinastia da quando nel 1380 venne fondato dall'antenato Amapal al 1960, quando il regno di Lo venne incorporato da quello nepalese. Il re ha 61 anni ed è sposato da una trentina con una nobile tibetana originaria della città di Shigatse e non ha discendenti diretti. Jigme Trandul, che ancora oggi è considerato dalla sua gente l'unica vera autorità del paese, vive con la regina Lo Manthang o a Trenkar,
una località poco distante dalla capitale, dove si trova la sua residenza di campagna. Ogni anno, a Lo Manthang, negli ultimi giorni del terzo mese del calendario tibetano, si celebra la festa di Tiji. Nella piccola piazza di fronte al Palazzo Reale, i monaci rappresentano i cham, le danze rituali attraverso le quali i lama comunicano ai fedeli i misteri e le verità del buddismo tantrico. L'intera popolazione di questa remota capitale himalayana assiste al sacro avvenimento. Accompagnati dai suoni dell'orchestra monastica, i lama eseguono per ore i complessi movimenti del cham. Dalla tarda mattinata al tramonto è tutto un risuonare di passi, di pantomime, di preghiere recitate e cantate. Questa grande parabola, che racconta dell'eterna lotta tra il bene e il male, per i monaci danzatori è anche una potente e sofisticata meditazione in movimento. Le maschere, gli ornamenti, gli elaborati costumi che indossano sono simboli attraverso i quali entrano in contatto con il mondo delle divinità e con i più profondi contenuti del loro inconscio. Terminati i festeggiamenti del Tiji, Sua Maestà Jigme Trandul e la sua consorte si preparano a lasciare il palazzo. Solo il re può salire a cavallo dentro le mura di Lo Manthang. La gente assiste al formarsi di questo piccolo e austero corteo regale con la curiosità e la venerazione di sempre. Anche noi seguiamo il sovrano e la regina, incantati come di fronte ad un affresco antico. È proprio vero, è un re. Quest'uomo, preceduto da due musici vestiti di stracci, con una guardia del corpo armata di un vecchio fucile Enfield degli anni 20, e con il suo fedele segretario, si perde lontano, nel suo piccolo regno, ai confini del vento.